Come detto al termine della lezione precedente, Aristotele individua quindi che la forma è prioritariamente la caratterizzazione della sostanza e che la materia è il modo in cui si realizza la forma nelle sostanze sensibili. È lo strumento attraverso cui si realizza la forma nelle sostanze sensibili. Ora, le sostanze sensibili in realtà verranno suddivise da Aristotele in due tipologie, quelle eterne, incorruttibili e quelle invece corruttibili. Ora, Aristotele affida essenzialmente alla fisica lo studio di queste sostanze sensibili. Perché? Perché in realtà le sostanze sensibili, in quanto materiali, di fatto comportano il mutamento, come già accadeva in Platone. Se ricordate, Platone attribuiva l'imperfezione del mondo sensibile, che poi consisteva nel fatto di essere mutevole, cangiante, quindi costantemente in mutamento, alla sua materialità. Allora, Aristotele affida, dicevo, lo studio delle sostanze sensibili alla fisica. In realtà non di tutte le sostanze sensibili, ma delle sostanze sensibili che hanno in se stesse il principio del mutamento, ovvero le sostanze che Aristotele considera naturali. La natura è essenzialmente caratterizzata dal divenire, ma da un divenire che è immanente alle cose stesse, ovvero nella natura non interviene perché gli enti naturali cambino, non vi è un ente esterno che interviene, ma le cose hanno in se stesse un principio di mutamento. Per intenderci, ad esempio, non so, un animale cresce non perché qualcuno da fuori lo modifichi, ma perché ha dentro di sé delle strutture che lo rendono in grado di modellarsi nel corso del tempo. Questa è la principale poi differenza, lo vedremo, tra gli enti naturali e gli enti artificiali, nel senso che gli enti artificiali, cioè quelli creati dall'uomo, di fatto possono esistere e subire mutamenti solo in virtù dell'azione umana. Questo non accade invece negli enti naturali, quindi gli enti naturali sono enti che divengono, cioè si trasformano nel corso del tempo, dello spazio, ma che hanno il principio del loro mutamento all'interno di se stesse. Dicevo prima, la realtà naturale, in realtà per Aristotele non corrisponde all'intera realtà, anzi sarà proprio lo studio della realtà naturale a mostrare il fatto che è necessario che esistano anche entità non naturali che richiedono uno studio che sta al di là della fisica, appunto sarà la metafisica che, come abbiamo detto, avrà anche il compito specifico di studiare quelle sostanze che non possono essere studiate dalla fisica, perché esulano dal contesto delle cose che divengono. La scienza della natura, cioè la fisica, come tutte le scienze, è interessata a indagare le cause del proprio oggetto. Nella fattispecie, la fisica vuole andare a individuare le cause del divenire naturale, cioè le cause che modificano le cause che consentono alle cose di trasformarsi. Allora, quindi oggetto principale della fisica è proprio lo studio delle trasformazioni naturali, cioè del divenire naturale. Che cosa vuol dire? Allora, per poter studiare divenire, innanzitutto bisogna, secondo Aristotele, vedere quali tipi di mutamento accadono in natura. E Aristotele individua quattro tipi di mutamento presenti in natura. Attenzione, ecco, il termine mutamento talvolta viene reso anche manualisticamente con movimento. Questo perché Aristotele utilizza il termine kinesis, che in realtà vuol dire movimento. Ora, in realtà Aristotele intende con movimento proprio la trasformazione, il divenire. Per cui esistono quattro tipi di movimento o mutamento: il mutamento sostanziale, quello qualitativo, quello quantitativo e quello locale. Il mutamento sostanziale è quello che chiamiamo di nascita e morte o generazione e corruzione, ad esempio il fatto che una determinata sostanza nasca e una determinata sostanza muoia. Io posso dire che ieri il fiore che oggi è spuntato nel prato non c'era e quindi c'è stato e è avvenuto in natura un mutamento sostanziale, cioè non vi era quell'ente che ora c'è. Potrò dire tra qualche giorno che il fiore sbocciato
giorno prima non c'è più, nel senso che è morto, e quindi che quell'ente che era reale il giorno precedente non lo è più il giorno successivo. Quindi in questo caso il mutamento che è accaduto in natura ha riguardato il venire al mondo o lo sparire dal mondo di una determinata sostanza. Un secondo tipo di mutamento molto comune è quello qualitativo, ad esempio affermare che le foglie in autunno si trasformano da verdi in, non so, in gialle o in marrone vuol dire indicare e diciamo, visualizzare un mutamento di tipo qualitativo, ovvero le foglie hanno subito una trasformazione che però non ha comportato il loro venire al mondo o il loro morire, ma semplicemente una trasformazione di una certa loro qualità, in questo caso della qualità cromatica, cioè del colore. Un altro tipo di mutamento che possiamo osservare in natura è quello che Aristotele chiama quantitativo, ovvero qualcosa che cresce o decresce. Ad esempio, io posso dire che l'albero che lo scorso anno era alto 2 metri, quest'anno è alto 2,5 metri. Cosa significa? Significa che è avvenuto un cambiamento nel corso di questo anno di tipo quantitativo. Al contrario, posso dire che qualcosa, non so, la montagna che 1.000 anni fa era alta 8.500 metri, oggi è alta 7.000. Anche in questo caso c'è stato un mutamento quantitativo. Infine, l'ultimo tipo di mutamento è, se vogliamo, quello più che chiamiamo in genere movimento, per tornare al discorso del termine kinesis, cioè lo spostamento da un luogo a un altro. Anche questa è una forma di mutamento. Se io dico che un certo animale si è spostato dalla sua tana nella foresta, questa è una trasformazione che è avvenuta in un certo tempo nella natura e che chiamiamo mutamento di tipo locale oppure traslazione, cioè spostamento. Allora, essenzialmente che cosa succede quando qualcosa cambia, secondo Aristotele? Qualcosa permane, qualche elemento rimane stabile, mentre cambiano delle caratteristiche di quel qualcosa. Aristotele chiama questo qualcosa che rimane stabile il sostrato, potremmo dire la base, ciò che sta sotto, mentre cambiano i contrari, cioè i poli tra cui avviene il mutamento. Io posso dire che l'animale all'inizio non era, no, 2 minuti fa era nella tana, ora non è più nella tana, quindi di fatto la sua situazione si è rovesciata. Così come posso dire che le foglie che erano verdi ora non sono più verdi, oppure posso dire che le foglie che sono gialle non lo erano. Quindi in tutti questi casi posso tradurre, diciamo così, il mutamento in un passaggio da un contrario all'altro. Vi ricordo sempre che il contrario non è, il contrario bianco non è nero, ma è tutto ciò che non è bianco. E lo stesso vale per, so, essere nella propria tana, il contrario di essere nella propria tana è tutto ciò che non è essere nella propria tana. Quindi potremmo dire che ciò che avviene quando accade un mutamento è il passaggio di sostrato da un contrario all'altro, quindi ripeto, una base rimane stabile, qualcosa rimane stabile mentre qualcosa muta. Ora, in realtà, questo per così dire sembra spiegare esattamente la struttura degli ultimi 3 tipi di mutamento, 2, 3, 4 per parlare della slide che abbiamo davanti, quindi mutamento qualitativo, quantitativo di luogo. Io posso tradurlo anche linguisticamente. Con queste modalità, cioè posso dire che cosa rimane stabile e che cosa invece non rimane stabile. Nell'esempio che vedete lì, un uomo ignorante è diventato un uomo istruito, è un mutamento qualitativo in cui ciò che è rimasto costante è l'uomo, cioè il soggetto a cui accade di cambiare, mentre ciò che è cambiato è una sua qualità. Così come se io dicessi che, come dicevo prima, la montagna alta 7.000 metri, 8.000 metri, è diventata una montagna alta non 8.000 metri, ma è diventata una montagna alta 7.000 metri, cioè è rimasta la montagna, è cambiata la sua altezza. Ecco, più complesso, per così dire, è la spiegazione di quello che è invece il mutamento sostanziale, cioè di nascita e corruzione, perché se la descrizione degli altri mutamenti può
può essere strutturata come il permanere di una base stabile su cui avvengono delle modifiche, questo non accade o sembra non accadere nel caso del mutamento sostanziale, nel senso che in questo caso sembra accadere qualcosa di illogico, inconcepibile dal punto di vista appunto logico-filosofico della filosofia antica in particolare. Cioè sembra avvenire un passaggio dal nulla all'essere o dall'essere al nulla. La nascita in fondo è, sembra essere un arrivo improvviso di qualcosa dal nulla, il fiore che ieri non c'era, oggi c'è. Dall'altro lato lo stesso vale per la morte, o per la corruzione, insomma, cioè qualcosa che ieri c'era, oggi non c'è più. E quindi in entrambi i casi sembrerebbe che il mutamento sostanziale implichi, in qualche modo, un sostanziale passaggio dall'essere al nulla o dal non essere all'essere, il che è appunto assolutamente inaccettabile per Aristotele. In realtà, però, Aristotele trova, individua un altro modo di spiegare la questione, che è diciamo, di strutturare il passaggio apparentemente illogico della nascita e della morte secondo un altro criterio che comunque preveda di fatto il permanere di un sostrato pur nel cambiamento della sua forma. Cosa succede per Aristotele quando qualcosa nasce? Essenzialmente ciò che succede è che si passa da una condizione in cui un sostrato è privo di una forma, quindi esiste una materia che non ha ancora una determinata forma, ma che la acquisisce nel passaggio. Per cui il bambino che nasce di fatto non è arrivato dal nulla, ma è semplicemente una materia che in precedenza non possedeva quella forma e che ora la possiede. Esattamente come, per fare un esempio non del tutto appropriato perché parliamo di mente artificiale, ma che è comunque molto efficace, io potrei dire che la sedia che io ho oggi è in realtà diciamo, acquisito questa forma a partire da un pezzo di legno. Il pezzo di legno era privo della forma che ha oggi, ha acquisito quella forma, quindi comunque un sostrato, una base è rimasta nel passaggio dal non essere sedia all'essere sedia. La differenza è che quello che è cambiato è in questo caso la sostanza. Quindi se prima avevo davanti a me semplicemente un asse di legno, ora ho davanti a me una sedia, quindi non sono cambiate semplicemente delle qualità o delle quantità o dei luoghi in cui qualcosa stava, ma è cambiata la cosa. Ora, questo passaggio, dalla privazione alla forma in realtà viene, appunto strutturato da Aristotele secondo i concetti di potenza e di atto, ovvero la materia inizialmente indeterminata, come abbiamo detto, la materia è per sua natura indeterminata, se non totalmente, almeno parzialmente. Ad esempio, un asse di legno è chiaro che non è totalmente una materia grezza, ha già una forma, però non ha quella forma che avrà poi nel momento in cui diventa sedia. Quindi una materia che è parzialmente indeterminata acquisisce nel tempo una determinata configurazione, cioè una determinata disposizione che in precedenza non aveva. Pensate ad esempio ai mattoni che compongono una casa, nel momento in cui sono solo mattoni, non sono ancora una casa, lo diventano. Ora però dobbiamo considerare che però non tutto può diventare tutto. Questo significa che essenzialmente una determinata materia possiede una potenzialità di diventare, di acquisire una certa forma. Questa condizione viene chiamata da Aristotele potenza. L'essere in potenza è la condizione di un sostrato di non possedere ancora una determinata forma, ma di poterla acquisire. Cosa vuol dire? Vuol dire che non tutto può diventare tutto, può trasformarsi in qualunque cosa. Tant'è vero che i mattoni io posso trasformarli in una casa, non posso trasformarli in un corso d'acqua. La condizione di potenzialità rende possibile per qualcosa diventare qualcos'altro,
nel momento in cui questa forma viene acquisita da quella materia, si dice che quella cosa è divenuta in atto, cioè ha realizzato la propria potenzialità.